Sì, buonasera, anzi buongiorno, visto che mattina. Buongiorno a tutti. In teatro è sempre buonasera. Sono d'accordo e forse questa è diventata un po' la mia cifra, la mia, dire battaglia non mi piace, però istintivamente evidentemente sento l'importanza di trasmettere riflessioni che riguardano la capacità di convivere da parte degli uomini, seppur con lingue, culture, religioni differenti. E certe volte per raccontare questa cosa, in realtà si va a raccontare quello che non funziona. Cioè, ci si mette di fronte ancora una volta all'assurdità delle guerre, e purtroppo la cronaca, la quotidianità ci sta dando questa immagine incredibile, e la discriminità razziale, la discriminità etnica. Mai più avrei pensato che il film diventasse così d'attualità, la storia di un uomo che viene richiamato militare, no? E a cui portano via i figli in contemporanea, in un intreccio perverso, io dico, di appunto pseudovalori in cui si presume che qualcuno è più uomo dell'altro. Questa è una delle cose che a me dà più fastidio, cioè credo fortemente nella dimensione della preziosità della vita di ogni uomo, e credo che la diversità sia uno degli elementi che può aiutare molto lo sviluppo della società, che può arricchirla, che può essere quell'occasione, anzi, di evoluzione in senso di positivo. Scusa Giorgio, dicevi prima, un attimo, parlando proprio della Puglia, parlavi che è una regione emblematica di cui si parla poco in questo senso, sì, perché? Perché è una delle regioni del Mediterraneo dove ci sono etnie differenti, culture differenti, camminando anche solo per strada trovi persone alte con i capelli rossi, eccetera, altre con etnia diversa, cioè è un esempio interessante di convivenza che nel tempo si è creata dopo occupazioni, contro occupazioni, sono arrivati gli slavi, insomma gli islami sono da quel territorio lì, sono arrivati i greci, sono arrivati, insomma, però in questo nel tempo per fortuna si è creata una capacità di convivenza. Ogni tanto questa cosa, ahimè, in altre parti del mondo non funziona, e devo dire che purtroppo chi è al potere spesso strumentalizza queste cose, anche le guerre che purtroppo stiamo vedendo, diciamo, dalla TV, dai giornali, hanno sicuramente antiche rivalità, problemi religiosi, culturali, eccetera, ma c'è chi calca su queste cose per giustificare magari degli interventi militari, per giustificare lo sterminio, le occupazioni, insomma, per ammazzare dei bambini. E questo è un altro mio tema fortemente presente in tutte le produzioni che ho fatto, cioè l'attenzione alle giovani generazioni, al far sì che il futuro per le giovani generazioni, per i bambini, sia una cosa di cui possiamo essere sicuri, orgogliosi, felici. E invece purtroppo facciamo la gran fatica, e le dinamiche di potere o di commercio, nel senso di potere economico, quindi spesso schiacciano questi elementi, ma io penso che ognuno di noi dovrebbe lottare anche solo mentalmente per non rassegnarsi, cioè dovrebbe avere il desiderio profondo di difendere la vita dei figli, dei nipoti, dei pronipoti, insomma, perché abbiano una possibilità di vivere in un mondo più giusto, più equilibrato, dove le persone vengono valorizzate, non discriminate perché hanno una lingua differente, un colore di pelle differente. Cioè, dobbiamo cercare di valorizzare, secondo me, l'integrazione.